Allora, da Milano andiamo a Napoli, dove, lo dicevo, la città letteralmente soffoca per i rifiuti. A Napoli dovrebbe esserci per noi Matteo Parlato. Vediamo se ci colleghiamo con Matteo Parlato. Eccolo Matteo. Matteo, buonasera, ti sei fatto un giro per Napoli, raccontaci che cosa hai visto. Buonasera, sì, mi sono fatto un giro per Napoli e l'opinione che mi sono fatta è che il malato forse si è stabilizzato, comunque sicuramente molto grave, la prognosi rimane riservata e la cura sarà molto lunga perché quello che io ho visto dal centro, diciamo, alla zona periferica sono cumuli di immondizia proprio spalmati in maniera ecumenica su tutto il territorio. Oggi ho visto i mezzi della raccolta dei rifiuti che lavoravano per portare via queste cose, quantomeno per creare chiamiamole così, delle piramidi ordinate in alcuni posti strategici su dei marciapiedi. Però la situazione è veramente Ce la difficile. fai vedere questa Napoli, Matteo? No, in questo momento non abbiamo le immagini, mi Ah, non dispiace. avete le immagini? Beh, questo è un peccato. Però, senti, so io che, noi, che il presidente Napolitano è stato raggiunto dai giornalisti, c'era anche una scritta proprio sotto la sua casa, che è una bella villa in un bel quartiere di Napoli, e dice liberaci da questi rifiuti. E so che Napolitano ha parlato. Sentiamo Napolitano. Una bella sorpresa su Napoli. Che tolgano la mondezza, ma è un impegno molto duro e non di breve periodo. Grazie. Grazie. Napolitano, vedi, diceva quello che hai detto anche tu. Insomma, De Magistris si è sbagliato pure lui a parlare di 5 giorni. Matteo, oggi è molto la scarica sul governo e avrà delle ragioni, però in 5 giorni Napoli non si pulisce. No, sicuramente 5 giorni in Napoli non si pulisce. Diciamo, io non, quello che ho, proprio, che ho visto, di cui sono stato testimone, è proprio sia dalle parti più centrali della città, dove la strada dove si fanno gli shopping, proprio, insomma, il centro pulsante del commercio, che le zone esterne. Qui vediamo i roghi della notte passata, perché sono veramente la condizione è molto molto difficile e soprattutto questi roghi poi creano grandi problemi perché poi rimangono questi fumi, si producono diossine che ricordiamoci è sempre un veleno e oggi il sindaco ha pure visto il ministro Prestigiacomo, hanno fatto un comunicato assieme per dire che si impegnano a risolvere la cosa, ma il sindaco ha anche detto io voglio che il Consiglio dei Ministri, metta subito all'ordine del giorno la questione della soluzione di questo problema a Napoli, che è un problema endemico ormai. E Berlusconi ha detto sì, sentiamo Berlusconi. Arriva. Sì, affronteremo questo problema che è già stato messo sul tavolo da giorni e su cui abbiamo iniziato dei precisi approfondimenti. Così Berlusconi, ma se noi possiamo vedere sul tavolo di Luca Caballo la Repubblica, vedete il titolo della Repubblica, la Lega blocca il governo, non accetteremo decreti truffa, questo è il titolo della Repubblica, quindi diventa argomento di uno scontro di governo. Libero, Lega Nord, stop monnezza, no truffe o volano sedi. Il ministro Calderoli teme una truffa, cioè teme che questi rifiuti glieli portino al nord, questo è il punto. Ma non credo sia imponibile il trasferimento dei rifiuti, però senza il decreto, obiettivamente, liberare Napoli dai rifiuti è difficile. Senti Matteo, l'ultima domanda, ma questa famosa raccolta differenziata De Magistris, questa la mette in moto o no? Perché a Salerno si è fatto, per il futuro. Lui conta di metterla in moto e ha anche proprio dichiarato che la raccolta differenziata può diventare oltre, un sistema, come dire, un volano per la produzione di posti di lavoro, anche un sistema per risparmiare denaro. Però certo ci vorrà tempo perché adesso, a oggi il 70% dei mezzi che lavorano per la raccolta dei rifiuti sono danneggiati, sono fuori uso, per cui bisogna proprio far partire la macchina ab origine prima di poter poi riuscire a fare la differenziata, il porta a porta. Comunque in altri comuni limitrofi qui a Napoli, proprio
a Portici, già sono a livelli molto alti e differenziati, quindi è un obiettivo sicuramente raggiungibile. E io penso che De Magistris, insomma, che mi sembra una persona determinata, si è impegnato e, diciamo, mi auguro per lui e per i napoletani che presto porti a casa questo risultato. Soprattutto per i napoletani, perché questi roghi non possono proseguire. Grazie, Matteo. Abbiamo...